Buon pomeriggio e ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Bentrovati in questo nuovo appuntamento della quarta edizione delle Char TV Week, una settimana di focus dedicati al mondo del lavoro e chiaramente al diritto che lo regola. Durante tutto il corso della settimana parleremo di come creare nuovi modelli di lavoro sostenibile. Ebbene, la sostenibilità passa anche dalla rigenerazione del lavoro, delle competenze, delle mansioni, e questo mercati del lavoro molto più dinamici del nostro ce lo dimostrano. Oggi proveremo a capire proprio quali misure sarebbero auspicabili affinché questa rigenerazione del mercato del lavoro fosse possibile anche in Italia. Lo faremo grazie al contributo dei nostri ospiti. Do quindi subito il benvenuto all'avvocato Angelo Zambelli, co-managing partner dello studio legale Grimaldi. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a voi. E benvenuto anche a Giuseppe Eppolito, di IREN, dove guida le relazioni industriali. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei, Ippolito. Bene, avvocato, io partirei anzitutto da lei. Abbiamo detto che la trasmissione parlerà di come rigenerare il mercato del lavoro. Non possiamo però prescindere chiaramente dalla situazione attuale prima di parlare di ciò che sarebbe auspicabile. Diciamo che da osservatori del mercato, quello che ci è parso che sia stato messo in campo quest'anno è una sorta di congelamento in realtà del mercato, come se il governo avesse voluto un po' bloccare la situazione ante pandemia. Dal suo punto di vista, effettivamente la fotografia di oggi, è quella precedente alla pandemia? Sono state delle misure efficaci in tal senso? Ma purtroppo no, il dato è davanti agli occhi di tutti, sia partendo dal fallimento dei navigator, di cui la stampa nazionale si è occupata nelle scorse settimane, sia e soprattutto con riferimento al blocco dei licenziamenti, unica misura così straordinaria e ripetuta nel tempo con numerose e successive proroghe a partire dal 17 di marzo, il primo decreto legge Cura Italia, che tra l'altro aveva effetto retroattivo al 23 febbraio, e siamo ancora oggi all'interno di questo lunghissimo blocco dei licenziamenti che dovrebbe sbinarsi il 30 di giugno per le aziende industriali, ma proseguire per tutti i servizi, trasporto, assicurazioni, banche fino al 30 di ottobre. Queste sono le date attualmente ancora in vigore e che il governo Draghi ha introdotto nel mese di marzo. La valutazione è drammaticamente negativa. Si è tutelato chi era già fortemente tutelato e chi ne ha pagate le conseguenze sono poi le categorie di lavoratori più fragili rispetto a un mercato del lavoro così stagno, e cioè i giovani e le donne. Quindi abbiamo un saldo della disoccupazione fortemente negativo, pur avendo il blocco dei licenziamenti da oltre 14 mesi, e il problema è che questo saldo, che supera le 400.000 unità, per 390.000 sono stati contratti a termine non rinnovati. Allora, siamo stati l'unico paese tra i G7 e le grandi economie internazionali ad operare una misura così draconiana. Anziché concentrarci sulle politiche attive e lasciare un attimo le politiche passive al loro naturale corso, abbiamo bloccato l'intera economia nazionale, non consentendo alle aziende di rigenerarsi. Quindi abbiamo tutelato chi magari il posto di lavoro l'aveva già perso, ma abbiamo bloccato i flussi di ingresso. È come se noi avessimo una vasca da bagno, mettiamo un tappo e evidentemente per evitare che tracimi l'acqua, chiudiamo i rubinetti. Quindi le aziende non hanno più assunto, non si sono rigenerate, non c'è stato un cambio anche generazionale, e in realtà ci siamo ritrovati che con questo tappo in uscita evidentemente si sono risolti i problemi in entrata. E che cosa è successo? Dove hanno trovato flessibilità le aziende? L'hanno trovata nei contratti a termine. E quindi i contratti a termine non sono stati rinnovati, ben 393.000 su 450.000 posti di lavoro in meno. Quindi vuol dire che il contratto a termine viene vissuto oggi come l'ingresso nel mondo del lavoro, ma evidentemente è stato lo strumento che per primo ha sofferto ed è stato utilizzato come valvola d'uscita in un mercato totalmente sclerotizzato, stagnante e tutt'oggi bloccato, quantomeno per il comparto industriale, fino alla fine di giugno.
Assolutamente, poi bene precisarlo, giustamente lei all'inizio usava il condizionale perché dovrebbe sbloccarsi a giugno, ma sappiamo bene che ci sono una serie di emendamenti che vorrebbero invece vederlo proseguire Abbiamo fino a avuto la ottobre. salita a Palazzo Chigi del partito che conosciamo, il Movimento 5 Stelle, che sull'egida di una richiesta sindacale a nome di Landini prevedeva l'ulteriore proroga anche del blocco industriale fino al 30 ottobre e quello dei servizi, del commercio, dei trasporti dal 30 ottobre al 31 dicembre. E qua si vede l'incapacità riformatrice, innovatrice. In termini di politica politica attiva, politica del diritto del lavoro e soprattutto innovazione, cioè il sindacato in questo momento è, come dire, conservatore, sta conservando lo status quo, tutelando e mantenendo una tutela, una sorta di cappa per chi le tutele le ha già e lasciando ancor più esclusi ai margini chi invece quelle tutele in realtà è ancora ben lungi da ritrovare. Ecco, proviamo a capire un attimo, ha chiamato in causa anche le imprese, chiaramente Iren è un esempio assolutamente virtuoso, lo sappiamo bene, una grande azienda, e quindi possiamo dire così, non rappresentativa di ciò che poi ovviamente è successo in altri comparti industriali. Proviamo però a capire nel frattempo in Iren cosa è stato fatto quest'anno a fronte appunto di briglia molto strette. Cosa siete riusciti a fare appunto per rigenerare il vostro mercato del lavoro interno? Allora, innanzitutto diciamo che la descrizione che ha fatto adesso l'avvocato Zambelli è il paese reale. Adesso quello che vi dico io è anche un po' la prospettiva riguardante le azioni che fortunatamente, dico io, è riuscito a fare il gruppo nell'ottica del ricambio generazionale. Per cui il gruppo ha agito con le due leve principali quando si parla di ricambio, cioè entrate di personale versus uscite di personale. E come ha agito il gruppo? Il gruppo ha agito essenzialmente utilizzando contratti buoni. E qui, rispetto a quello che diceva prima l'avvocato Zambelli, che infatti condivido rispetto all'analisi relativa ai contratti a termine. Quando mi riferisco a contratti buoni e contratti di carattere individuale, parlo in questo caso specifico, faccio riferimento all'apprendistato. Quindi, da un lato abbiamo agito con contrattazione buona, quindi rifacendoci anche normative ben più vecchie, ovviamente, del decreto dignità, e parlo prima della Treu e poi soprattutto della legge Biagi, che ha previsto fortunatamente questo tipo di contratto, che è un contratto, diciamo così, di crescita, di formazione, di sviluppo, che si basa sulle fondamenta della vecchia bottega con il mestiere e l'insegnamento di un lavoro. Quindi, da un lato, contratti buoni individuali, dall'altro, contratti buoni dal punto di vista collettivo, quindi buone relazioni industriali. Nonostante tutto, siamo riusciti a sottoscrivere degli accordi, uno sull'isopensione, quindi una sorta di prepensionamento accompagnato, però un contratto positivo, tant'è che il sindacato l'ha firmato, l'altro riguardante quota 100, cioè abbiamo fatto leva su quota 100 per stipulare un accordo con una incentivazione all'uscita e nel contempo stabilire degli ingressi per il tramite principalmente dell'apprendistato. Lo dico e non lo faccio come spot aziendale, noi siamo 8.500 dipendenti, abbiamo un'età media di 49,7 anni, un'anzianità aziendale media di 20 anni. Ma nonostante tutto, nonostante anche la crisi, negli ultimi 15 mesi, lo dico perché il 1º maggio lo abbiamo pubblicato, abbiamo effettuato 788 assunzioni. Quindi in 15 mesi 788 assunzioni, di cui il 50% con l'apprendistato. Tramite quindi a questi strumenti, contratti buoni, individuali e collettivi, stiamo riuscendo e stiamo agendo nell'ottica del ricambio generazionale. Ciò lo si potrà fare, si spera in futuro, sempre grazie a buone relazioni sindacali, industriali, chiamiamole come vogliamo, anche con strumenti che il legislatore ci dà, che uno su tutti potrebbe essere il contratto espansione, solo se prorogato anche per l'anno 2022. Quindi noi abbiamo fatto leva, non avendo un sostegno normativo forte, così come diceva l'avvocato Zambelli, abbiamo provato a far leva sulla contrattazione collettiva utilizzando per la parte di ingresso degli strumenti, diciamo così, più vecchi, ma seppur attuali.
Quindi il futuro noi lo vediamo tramite un passaggio tra vecchi e giovani, quindi facendo entrare ancora persone, basandole tutte su relazioni sindacali buone che determinano un'ottima, se non ottima, perché sono esagerato essendo aziendalista, ma sicuramente buona gestione del personale che guarda sicuramente al futuro dell'azienda, del paese e del mercato del lavoro. Ecco, chiaramente lei lo diceva, avete utilizzato i contratti buoni, quindi gli strumenti fisiologici l'avete potuto fare, perché lo dicevo anche in premessa, Iren è una delle eccellenze italiane, un'azienda molto solida, sappiamo appunto non rappresentativa chiaramente di quella che è la fotografia attuale del, ahimè, del mercato italiano. Quindi a lei ritorno, avvocato Zambelli, chiedendole invece cosa sarebbe auspicabile per consentire appunto a tutte le altre aziende e al mercato in generale di sbloccarsi. Quindi quali strumenti dovremmo aspettarci? Ma è bello sentire un'azienda sana, perché poi il lockdown, il Covid ha determinato una dicotomia. Alcuni comparti come il chimico farmaceutico, la grande distribuzione o appunto le commodities, evidentemente della pandemia non hanno sofferto. La verità è che per dare una risposta a che cosa avrebbe bisogno il mercato del lavoro basta guardare alla legislazione emergenziale. Che cosa hanno fatto il governo Conte 1, il governo Conte 2 e anche questo ultimo governo, il governo Draghi? Hanno derogato innanzitutto al decreto dignità. Avevamo uno strumento molto flessibile, estremamente facile da utilizzare, che era il contratto a termine. Il decreto Poletti nel 2014 ne aveva liberalizzato l'utilizzo mantenendo i termini di durata massima previsti dalle direttive comunitarie. In realtà il Jobs Act del 2015 l'aveva confermato, e poi c'è stata questa deriva, non si capisce bene, tra il demagogico, il politico, l'ideologico del decreto dignità, che di colpo ha spazzato questi ultimi 4-5 anni di liberalizzazione di questo strumento e ne ha compresso l'uso all'interno dei 12 mesi. Il legislatore emergenziale per prima cosa ha derogato a queste, come dire, a questi lacci e lacciuoli che avevano imbrigliato lo strumento del contratto a termine. Lo dico perché dalle statistiche, questi sono dati Istat, tra il 70 e l'85% dell'ingresso nel mondo del lavoro si fa col contratto a termine. Allora, nel nome della lotta al precariato si sono creati ulteriori lavoratori precari, perché mentre prima il contratto a termine era da 0 a 36 mesi, adesso con l'introduzione delle causali obbligatorie il contratto di fatto è uno strumento infrannuale. E capite bene che un lavoratore che aveva un orizzonte temporale di 2-3 anni, che servivano poi evidentemente a una conversione a tempo indeterminato, oggi si ritrova a contratti di 6 mesi, 12 mesi. Quindi torniamo a bomba a quello che dicevamo prima. Come mai sono saltati tutti questi contratti a termine? Perché la logica perversa del decreto dignità a monte e il blocco dei licenziamenti a valle ha determinato che il re è nudo. E alla fine che cosa ha fatto il legislatore? Ha derogato allo stesso decreto dignità che il legislatore stesso aveva introdotto nel 2018. Quindi io credo che la prima manovra debba essere di carattere pragmatico, prendere atto che i nostri ragazzi entrano nel mondo del lavoro col contratto a termine. È bello sentire il dottor Ippolito parlare dell'apprendistato. Se però andiamo su scala nazionale, che ha sicuramente dei vantaggi contributivi, c'è l'accrescimento professionale, c'è l'assegnazione a un livello contrattuale inferiore per arrivare a quello di destinazione, può durare 5 anni, però la verità vera è che non arriviamo al 5% degli ingressi nel mercato del lavoro col contratto di apprendistato, che tra l'altro la legislazione ha frammentato, ha creato in maniera estremamente difficile 3-4 livelli. A livello regionale ci sono diverse legislazioni peculiari, per cui lo strumento è perfetto per aziende di questo tipo, che rasentano i 10.000 dipendenti, ma dobbiamo pensare che un altro dato di Confindustria è che il 50% degli aderenti a Confindustria non arriva a 50 dipendenti. E allora il problema è: il mercato del lavoro non è fatto purtroppo dalle nostre
multinazionali locali, è fatto il più delle volte da aziende che non arrivano ai 100 dipendenti, ed è il contratto a termine senza causale, evidentemente a livello statistico ti determina il fatto che l'80-85% dei giovani trova lavoro col contratto a termine, e il decreto dignità l'ha soffocato. Allora sicuramente il legislatore dovrebbe fare un ragionamento con se stesso e consentire questo flusso di energie lavorative, perché insieme ai giovani le donne spesso vengono assunte a termine per tutti i bias che conosciamo sulla gravidanza, il puerperio, la diversity, e tutti questi temi si collegano evidentemente in uno strumento. L'averlo bloccato ha creato ulteriore precarietà a chi quelle tutele del contratto a tempo determinato non le aveva. Quindi se devo pensare a qualcosa, prenderei insegnamento da questi 12, 14, 16 mesi di grande sofferenza al mercato e capire che le aziende devono rigenerarsi, vogliono assumere, ma bisogna metterle nelle condizioni non di obbligarle ad assumere, ma di aver voglia di farlo. E quindi uno strumento facile, ma tra l'altro devo dire, noi lo diciamo da diverse settimane, se non mesi, anche sulle pagine della stampa nazionale, ma ormai anche a livello politico si è capito che questa è una sorta di camicia di nesso che ha strozzato il mercato del lavoro. Avvocato, lei parlava di tutta una serie di bias che chiaramente sono poi culturali in Italia, ahimè, si fanno sentire. Tra questi c'è anche la scarsa flessibilità, l'idea che nel momento in cui si vede il traguardo nel contratto indeterminato e poi il lavoratore, come dire, si siede e pensa che tutta la sua vita trascorrerà nella medesima mansione, facendo le stesse cose, magari progredendo economicamente, con scatti di carriera, però come dire, non c'è quella flessibilità tale da pensare se l'azienda, parlo chiaramente di impostazione culturale in maniera generalizzata, se l'azienda ha bisogno di che io venga spostato in un altro ruolo, un'altra mansione, bene, lo faccio di buon grado. Ecco, questa flessibilità non c'è, così come non c'è l'idea di una flessibilità in uscita per poi riqualificarsi con nuove competenze, andare a offrire le proprie prestazioni a un'altra azienda. Vorrei quindi sapere da Ippolito se, proprio perché lo abbiamo detto, IREN è un caso assolutamente virtuoso, loro internamente stanno facendo qualcosa per una rigenerazione e riqualificazione delle competenze, quindi proprio agendo sulla capacità dei soggetti, delle persone di mettersi in gioco in nuovi ruoli. È un pensiero che viene fatto internamente? È un pensiero, direi, necessario per le aziende, perché al di là dell'entrata e uscita di cui parlavo prima, vi è anche una necessità, quella di mantenere il personale al fine di far crescere l'azienda. E tutto questo lo si può fare esclusivamente tramite uno strumento principe, che poi è collegato all'apprendistato, ma riguarda tutto il personale. Come vi dicevo, noi abbiamo un'età media di 49,7 anni, quindi abbiamo anche un'età media molto alta, oltre ad avere un'anzianità altrettanto elevata. Quindi cosa si può fare? Puntare sulla formazione, perché molte volte ci si focalizza sulla formazione del giovane che deve entrare in azienda, si deve formare, deve imparare facendo le attività, e poi ci si ferma lì, un po' come si diceva prima rispetto ai contratti. Fin quando è a termine spingo, come si dice, diciamo così, in questi casi, dopodiché magari mi siedo e assumo una situazione di comfort. Questo discorso qui vale per tutto il personale, perché si deve agire anche nell'ottica di formare continuativamente il personale per riqualificarlo, poiché l'azienda cambia, cresce, si evolve. Lo abbiamo visto adesso nell'ultimo anno rispetto alla digitalizzazione, vi è stata un'evoluzione velocissima, ma necessaria. Cioè, o ti adeguavi o eri fuori. Ovviamente essere fuori dall'azienda poi non è così semplice, adesso anche c'è tutta una legislazione particolare, però non è quello l'obiettivo nostro aziendale. Il nostro obiettivo è lavorare con le forze che abbiamo dentro, oltre a quelle che immettiamo, come dicevo prima,
riqualificando il personale ove necessario. E come lo si può fare? Formando quel personale. Formando il personale sia nell'ottica digitale, ma sia nell'ottica delle nuove professionalità che si evolvono, ma anche nella stessa professionalità o la stessa mansione che comunque si evolve, perché ha necessità di nuovi strumenti. Si è passati dall'operaio col pezzo di carta che si organizzava il giro quotidiano, per farvi un esempio, adesso va in giro col tablet. È ovvio che non ci siamo arrivati con uno schiocco di dita, ma è stata fatta e viene fatta continuativamente una formazione per far crescere queste persone. Quindi il personale si deve adeguare, ma anche le organizzazioni sindacali devono comprendere, ed è certe volte dura far comprendere questo, perché è fondamentale per un'occupabilità interna di quelle persone. Uno strumento c'è e stiamo cercando di implementarlo, pur essendo la burocrazia abbastanza, diciamo così, non dico da ostacolo, ma comunque rallenta il tutto, che è il fondo nuove competenze che è gestito dall'ANPAL. Quello è uno strumento che permette la riqualificazione, quindi progetti di riqualificazione del personale, soprattutto nell'ottica digital. Il tutto con una premessa, un accordo sindacale, quindi stipulare, questo stiamo lavorando in quella direzione perché abbiamo tempo fino al 30 giugno, fare un accordo che vada a regolamentare tutto questo progetto che poi va messo a terra internamente proprio nell'ottica di formare tutto il personale. È ovvio che la burocrazia più semplice è, perché se andate a vedere il sito dell'ANPAL, la domanda e tutto quello che si deve fare, ci vuole un non so quanto tempo per poter procedere con l'inserimento della domanda. Quindi questo fa un po' scopa, tra virgolette, con quello che diceva l'avvocato Zambelli, seppur per altre dinamiche, perché anche lo stesso apprendistato che io ho prima decantato, che è uno strumento a cui credo, parlavo della legge Biagi, quindi ci credo pienamente anche perché fa parte della mia formazione personale, anche l'apprendistato ha delle sue dinamicità burocratiche, perché oltre a quello che citava l'avvocato vi sono anche i contratti collettivi. Noi ne applichiamo tre nel gruppo: elettrico, gas, acqua e ambiente. Quindi poi ci sono anche le sfaccettature di ricaduta del contratto collettivo. Questo vale anche per la formazione, perché anche oltre alle norme poi ci sono i contratti nazionali. E poi si cerca di fare un po' di sintesi con la contrattazione di secondo livello, che può essere solo quello il futuro. Quindi io chiudo con una sorta di slogan dicendo: meno Stato, meno burocrazia, più azienda, più accordi territoriali, aziendali, perché è solo lì che si capisce come ci si può muovere, perché solo le aziende stesse conoscono la vera realtà su cui operano ogni giorno, e noi lo facciamo in grandi territori e soprattutto il nord-ovest, e quindi abbiamo necessità di avere spazio per muoverci, per far crescere le persone e per far crescere l'azienda, ovviamente. Chiaramente, meno Stato, invece, come abbiamo detto, in quest'anno di Stato ce n'è stato tanto, e è uno Stato che è intervenuto creando una forma appunto di blocco, di paralisi del mercato del lavoro. E qui vorrei agganciare all'avvocato Zambelli, perché riflettendo sempre in tema di rigenerazione interna delle competenze, non la vedo un po' anche come un'occasione persa il fatto che quest'anno si sia fatto tanto per bloccare licenziamenti? Magari si sarebbero potuti utilizzare dei fondi anche invece per aiutare le persone a riqualificarsi, ad andare verso i lavori del futuro. Si parla tanto di riqualificazione, poi invece quando si tratta di destinare le risorse o scegliere di fare qualcosa si immobilizza, come abbiamo detto, e si rende statico il mercato. Dal suo punto di vista, cosa si sarebbe potuto fare, cosa magari ancora si potrebbe fare? Ma è giustissima la questione, la domanda che mi rivolge, perché in realtà abbiamo visto che lo Stato c'è stato, scusate il bisticcio di parole, ma c'è stato in un modo statico. Devo dirvi che sempre informazioni ricavabili dal sito dell'INPS, sono stati spesi più di 25 miliardi nella CIGO Covid da febbraio a oggi, e probabilmente supereremo i 30 miliardi con giugno. Pensate che nel PNRR,
che è stato appena licenziato e mandato alla Comunità Europea, per le politiche attive sono state stanziate 4.400 milioni. In realtà erano 3 miliardi l'anno scorso, diciamo che ne hanno aggiunto il 50% più. Però questo vi dà l'idea di dove sta andando la spesa pubblica, cioè anziché potenziare i centri per l'impiego. Giustamente il dottor Ippolito ricordava l'ANPAL e vi ho ricordato il fallimento dei Navigator, che hanno assunto della gente a termine che scadeva il 30 di aprile, adesso le hanno prorogate al 31 dicembre, che dovrebbe ricollocare loro precari, dovrebbero ricollocare a loro volta un lavoro che non è stato infatti ricollocato. Ha funzionato il 25% sulla pletora di contribuenti che percepivano il reddito di cittadinanza, e la metà di quel 25% ha perso il posto di lavoro, sempre per un contratto a termine infrannuale. Quindi arrivo al punto: le politiche attive sono state fallimentari, ma perché? Dicevamo prima, il re è nudo. Abbiamo scoperto che c'è un settore, quello industriale, che ha un'ottima rete di ammortizzazione sociale, e poi, guarda caso, davanti alla pandemia abbiamo scoperto che tutti gli altri settori non ce l'avevano, e quindi siamo ricorsi, così come la Naspi, a un ammortizzatore sociale universale che abbiamo chiamato Cigo Covid. Allora io dico, da una parte bisogna rendere il mercato del lavoro esistente, come dire, identico negli strumenti di tutela e di ammortizzazione sociale. Dall'altro, se pensiamo ai miliardi versati dall'INPS in una Cigo Covid, spesso magari ad aziende che non ne avevano bisogno, perché la verità è anche questa, perché poi le ore tirate rispetto alle ore teoretiche sono state del 50%. Quindi vuol dire che alla fine la gente ha chiesto più cassa di quella che in realtà ne aveva bisogno. Abbiamo avuto settori come appunto quello a cui appartiene il dottor Ippolito, o la chimico-farmaceutica, le abbiamo ricordati prima, che non hanno bisogno di tutta questa artiglieria di ammortizzazione sociale, ma giustamente ne hanno utilizzata a loro volta. Allora io dico, la Naspi è di 2 anni, bastava allungarla di 1 anno e avremmo speso meno, e probabilmente avremmo speso meglio, perché avremmo consentito alle aziende di rigenerarsi, avremmo avuto uno strumento successivo di politica attiva, dove all'interno della Naspi sarebbero potuti intervenire percorsi di riqualificazione del personale. Tutto quello che diceva il dottor Ippolito all'interno dell'azienda, lo Stato lo deve fare all'esterno delle aziende, e quindi quando ci sono questi flussi in uscita bisognerebbe incontrare dei centri per l'impiego efficienti che mettano in contatto la domanda e l'offerta di lavoro, che facciano un reskilling professionale di chi è uscito, e magari in connessione anche con soggetti privati laddove le strutture pubbliche non abbiano o le competenze o i numeri o le capacità. Allora, come dire, e in questo io mi ricollego poi al discorso sindacale che mi affascina, perché mi piace il diritto sindacale, ci ho scritto da anni e mi ci sono pure laureato. Il problema delle relazioni industriali è un problema talvolta endo-aziendale, ma dovrebbe diventare anche evidentemente strutturale. Il problema è che il nostro livello di relazioni industriali a livello di politica del lavoro in realtà è di tipo ideologico assistenzialista, cioè non c'è la capacità innovativa di capire che non si tutela il lavoro che c'è già, ma bisogna tutelare il lavoro che deve arrivare, che deve divenire. Quindi se io vado a tutelare aziende decotte o sistemi produttivi obsoleti, in realtà sto dando assistenza, ma non sto creando quel patrimonio che bene il dottor Ippolito ricordava prima. Quindi abbiamo come dire, versato nel blocco dei licenziamenti più di 30 miliardi, ma la verità è che nessuno si è occupato di quella tragica follia dei Navigator, che in realtà poi oggi come oggi non si capisce dove andranno a finire, se diventeranno strutturali all'interno dell'intermediazione tra domanda e offerta. Ma questo sta a dimostrare come ci si è occupati di ciò che c'era e non di ciò che ci sarà. E questo io trovo che sia una responsabilità della politica, che non ha messo in campo gli strumenti adeguati sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo finanziario, ma ha dirottato ingentissime somme a tutelare ciò che prevedibilmente si rigenererà
automaticamente non appena il blocco dei licenziamenti sarà terminato, ma non avremo una rete di riqualificazione, di reskilling professionale che consentirà a chi esce di ritrovare, come diceva bene il dottor Ippolito, dalla carta al palmare. E quindi non si arriva con un schiocco di dita, ma se non crei un percorso di politiche attive che consenta di fare tutto ciò, avremo un mercato del lavoro che cercherà dei lavoratori che non ci sono, perché già adesso abbiamo il comparto industriale manifatturiero che non trova gli operai qualificati per determinati tipi di lavorazione, e poi abbiamo una pletora di disoccupati evidentemente non professionalizzati che il lavoro non lo trovano perché non c'è più quel tipo di lavoro. E ancora una volta torniamo a quello che è un problema anche culturale. Io vi ringrazio perché i punti di interesse emersi sono davvero tantissimi e mi sarebbe piaciuto poterne affrontare anche altri, proprio quello culturale. Quindi vorrei lasciarvi con la promessa di continuare a riflettere insieme alle fonti, perché a luglio uscirà su World Excellence uno speciale, un editoriale dedicato proprio al mondo HR, al diritto del lavoro. Quindi, non potendo continuare la chiacchierata odierna, l'appuntamento è a luglio. Spero di potervi trovare. Ci sarete, vero? Sicuramente. Va bene. Sì. Benissimo. Allora, bene, il nostro è un arrivederci. Grazie all'avvocato Angelo Zambelli come managing partner dello studio legale Grimaldi, e grazie a Giuseppe Ippolito. Grazie a voi, grazie. Grazie avvocato. Grazie a Giuseppe Ippolito di IREN. Grazie, grazie mille. Grazie per l'invito. Grazie ancora, buon pomeriggio. L'appuntamento con le HRTV Week è per domani, in particolare alle 14.30 con il diritto del lavoro. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori.